questi 90 minuti allo stadio Euganeo con i due capitani Claudio Terzi e Nico Pulzetti, uno degli ex di questa partita. La concentrazione sia di Pierpaolo Bisoli che di Pasquale Marino, che speravano di vincere questa partita. Uno Spezia che inizia con questo errore difensivo di De Col, il rinvio di Lamanna. Serena schierato quest'oggi all'esordio in Serie B al posto di Giampiero Pizzi e al posto anche dell'infortunato Mandolini, dello squalificato Della Rocca. Ha provato a sorprendere il portiere avversario, il cross tentato da Contessa, il colpo di testa di Federico Bonazzoli che forse toglie anche il pallone a Daniel Cappelletti. Bonazzoli che non riesce a schiacciare il pallone, che finisce controllato però da Eugenio Lamanna. Si fa vedere anche lo Spezia con il destro di Pierini, questa è l'unica volta in cui Merelli deve tuffarsi alla sua destra semplicemente per coprire il palo di sua competenza. La palla calciata dall'ex giocatore del Sassuolo e di proprietà del Sassuolo finisce fuori dalla sinistra da Contessa. Arrivano sempre i pericoli per lo Spezia, altro cross, stavolta era per Cappelletti, molto bravo Crini a chiudere sul secondo palo. Un Padova che però insiste sempre a sinistra, ancora con Contessa che cerca Serena, il blitz in area del figlio d'arte che sistema il pallone e poi di destro però trova la comoda risposta di Eugenio Lamanna. Le squadre vanno negli spogliatoi, si torna in campo con Padova e Spezia che vorrebbero vincere questa partita, poi però capiscono che è meglio non prenderle. Qui il colpo di testa provato ancora dalla squadra di Pasquale Marino con Bastoni, uno degli ultimi tentativi dell'esordiente in Serie B, sul cross di sinistro di Giasi, palla che rimbalza davanti a Merelli e finisce alta. Questo sarà l'unico tentativo, quello più pericoloso dello Spezia, verso la porta di Merelli. Qui invece il colpo di tacco di Bonazzoli con il pallone che non viene colpito bene da Guidone a centro aria. C'era curiosità per l'esordio da titolare di Guidone e qui ancora lo Spezia che prova con una irruzione offensiva nel finale. Ci sono tanti cambi, cambiano tanto in fase offensiva, entra Capello per Pierpaolo Bisoli, ci prova subito a indirizzare questo pallone verso la porta di Lamanna, l'anticipo però di Elio Capradossi. Comunque molto bene quest'oggi il difensore centrale di Scuola Roma, schierato al posto di Gianni. È scoppiata la coppia composta da Terzi e Gianni per lo Spezia, Spezia che qui sfiora il vantaggio con un pallone tagliato di Paolo Bartolomei sul secondo palo, gioco però fermato per il fuorigioco sul colpo di testa di Claudio Terzi. Lo Spezia che crossa ancora con Bartolomei, qui qualche protesta dalla panchina di Pasquale Marino per l'intervento di Zambataro ai danni di Marco Crini, tutto regolare per il direttore di gara. Ancora Capello che ha dato dinamismo in attacco al Padova, cross basso sul secondo palo, non ci arriva Cisco, altro neo entrato. Qui un brivido per lo Spezia, un brivido anche per Capradossi, ma che brivido qui con l'acrobazia da parte di Capello, sorpreso Lamanna che come vedete allarga le braccia come dire la palla va fuori, state tranquilli, invece la palla colpisce il palo, lo scheggia. È questa la chance più grande per vincere il match per il Padova di Pierpaolo Bisoli. Entra anche Andrei Galabinov per lo Spezia, ma è ancora Pierini a portare i maggiori pericoli dalla distanza alla porta di Merelli, come questo sinistro che finisce di poco largo. Un Padova che ci prova ancora con Federico Bonazzoli, apertura per Capello, sinistro alto, sicuramente Capello tra i più positivi, potremmo rivederlo martedì sera nel turno infrasettimanale a Perugia. L'ultimo brivido con il cross per l'ingresso in area di Luca Mora, entrato da pochi minuti, ci prova l'ex Spal di testa, non trova però il pallone, fischia tre volte più.